Allora ragazzi, ho qui caro Parenzo, una ragazza a mio fianco, buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Allora si chiama Chiara. Non l'ho invitato nessuno. No, no, l'ho invitata io. Si chiama io. Non l'ho invitato, no, no, chiama... invitato nessuno. Assolutamente sei proprio sì. stronzo. Eh, posso totale. dirlo no, Ma ho detto solo, ma posso dire che non l'ho invitato nessuno? Sì, sì, lo, puoi dire, bugia, lo puoi dire, per lo puoi per dire. Te. Mi si sono molto chiama... invitata. Allora va bene. Si chiama Chiara no, Amico. Io non l'ho invitato nessuno personalmente. Dopodiché sono felicissimo che lei sia qui. Guarda, grazie. Molto bene. Allora grazie. si chiama Chiara Amico. Ha scritto un libro che si chiama Sweet Violence. You can print, lo potete trovare. Appunto, basta che fate you can print oppure su Amazon. No, non voglio trovare niente. Ed è, un libro, ed è un libro che parla della sua esperienza di donna che ha subito violenza maschile da parte del suo ex partner Esattamente. Però lei, poi dopo questa esperienza, è diventata mistress. Esatto. esatto. Allora, innanzitutto, la prima domanda che ti voglio fare è questa: mm. eh, tu sostieni che il BDSM, che mm -hmm. eh, si tratta di quelle, eh, dillo in 20 secondi che cos'è il BDSM, sono delle pratiche di dominazione, esatto. bond accettate da entrambe missione. le persone? Persone. Assolutamente sì, è assolutamente tutto mm. consensiente e negoziato esatto. prima. Negoziato, bene, negoziato tra le persone. Esatto. Eh, uomo, donna, è uomo, uomo. Molto importante. Penso in qualsiasi relazione dovrebbe esserlo, ma nel BDSM questo viene mm. enfatizzato mm. ulteriormente. Allora, eh, secondo te il BDSM risolverebbe molti problemi se accettato all'interno di una coppia? E della violenza di genere, cioè i casi sì. di violenza eccetera eccetera. So che è un'affermazione potre, forte. Potrebbero essere risolti eh, sì, se all'interno della coppia si accettasse anche quel minimo di violenza concordata. Perché sostieni questo? Allora mamma io penso, eh, lo so, lo so, sembra un'affermazione eh, molto forte. Però, una però follia pura, sì. Eh. Ma io sono folle e voglio lanciare questo messaggio che in ognuno di noi c'è una parte animale, una parte istintiva e anche Vero. aggressiva. Sì. Bisogna però trovare il modo giusto di incanalare mm. le emozioni. E okay? Io la incanalo la sera quando vengo qui e mando a fanculo gente che bravissimo. Con lei, esatto. E esatto. io umilio le persone, quindi ti capisco perfettamente. Cioè, lei ha questo mestiere adesso che è umiliare le persone ed essere molto Ma non sadica. È davvero sì. fantastico. Allora, però tu dici che all'interno di una coppia questa esatto. cosa qua potrebbe sopire, far calmare gli istinti animali che magari portano qualcuno a picchiare il parte e non la parte. Non è del tutto assolutamente, sbagliato. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, condivido, dammi 5, condivido, co condivido. se qualcuno <ride> ha degli istinti animali è meglio che li incanali no, verso denunciate alla polizia, dico io, immediatamente, così allora. non fate come la signorina che ha subito questi terribili cose. Ma quello è un altro di discorso. No, cioè. no, no, ma poi ci arrivo. A parte che nel libro c'è scritto tutto. Io adesso qui rido e scherzo, ma perché ho fatto un percorso. Tu hai subito percorso. violenza anche di percosse? Io sono finita pronto soccorso e al mamma centro antiviolenza mia. e mamma oggi mia. lo dico, e non mi vergogno, mi faccio vedere no, col mio viso Ma tu hai denunciato quella persona? Allora, io sto procedendo. Sì, okay, esatto, vabbè. quindi non posso entrare ulteriormente vabbè, okay. nei dettagli. Però comunque tu dici che dopo sei uscita anche grazie a questo, a questo lavoro di mistress che fai. Cioè adesso allora. tu sfoghi un po' quello che sei perché hai scoperto di essere anche così, hai scoperto mm -hmm. di essere sadica. Di eh sì, essere... dominante perché io credo che nel momento in cui una persona sa, è pienamente consapevole di se stessa, riesce anche a ricoprire un ruolo. E nel BDSM cioè sono giochi di coppia quindi uno deve avere un ruolo per forza mm. e io ho scoperto mm. di essere dominante infatti stavo con una persona che a sua volta era dominante ma era confusa perché molte volte i vanilla io lo è devo dire sono era confusi basta, esatto sì esatto esatto i vanilla vuol dire cioè quelli che fanno sesso tradizionale sì i diciamo. vanilla esatto sono quelli che eh, sono parenzo, anche parenzo, monogami diciamo. esatto, parenzo, esatto esatto, esatto, sono, esatto fate sesso vaniglia sono monogami non, non permettono mm. però altre... magari sono possessivi non Negoziano, quello che sono dipende, dipende in questo caso. Io, in questo sì. caso, sì. Cioè Lui era molto vanile, era molto possessivo. Cioè, tu io non stai dicendo una cosa vestirmi. molto interessante: tu stai dicendo eh. che spesso la monogamia porta con sé anche la possessione, la gelosia e dunque la violenza. Mi sì. sì, interessante questo. Io ho capito questo, effettivamente. Tu non sei monogama, no? Io ho deciso di non essere monogama perché Benissimo, credo che questo. la sessualità sì. sia eh, come si dice, si possa scindere da quello che è. La mente, è quindi diciamo. esatto, l'affetto e che il bella, sentimento. io ti vorrei abbracciare, perché sono <ride> talmente d'accordo con questa cosa qua. Che veramente è straordinario. Ovviamente, il problema è trovare la persona con cui che accetta sì. questa sì. cosa. Io, eh, infatti. Tu sei poi, fidanzata adesso? Allora, io non sono fidanzata. Però, dopo il mio ex maltrattanto, ma ho trovato una persona diametralmente com completamente diversa da sì. quello che era stato il mio ex, che era un cacold cioè, una cioè, persona: un cacold, uno, su uno che ti vedeva scopare con altri. Esatto, il cosiddetto cornuto e felice. Ma vi chiedo scusa, <ride> vi chiedo scusa <ride> ma in questo racconto che lei sta facendo c'è cioè la via di mezzo di un mondo che è quello normale. Ma perché no, no, bisogna parlare subi... di normalità esatto, nel 2024? Siamo tutti normali. una cosa brutta come quella che ha subito lei, si va in questura, sì. si denuncia Vabbè, immediatamente quello, quello è un altro e si prova a sbattere in galera quel criminale che le ha fatto morire. È quello che ci stiamo lavorando. È un altro discorso. cioè Io qui voglio dare forza alle donne. Non dobbiamo più farci vedere come vittime, ma dobbiamo farci vedere come donne che possono essere consapevoli della propria insomma femminilità e quindi non vergognarsi se hanno delle perversioni. Bravissima! Scusa, ma tu hai detto di essere sadica. Io sono sadica, sì. cosa esatto. fai a questi uomini che, che, che ti contattano? Insomma, è dietro pagamento. Diciamo. Allora, dipende, ci sono diverse pratiche che vengono ricorpate. La sappiamo la tua Ad preferita. Esempio, qual è? allora a me piace molto la costrizione tramite la mummificazione. Ah, la mummificazione. Il soffocamento. No, sì, sì, sì. anche con i piedi bello. che è bello comunque tanto in giro ci sono tantissimi ma tu, feticisti ma tu in questo, so questo caso godi? in questo caso godi o no? Però, allora, cioè provi godimento fisico? provi l'orgasmo allora, soffocando qualcuno con i piedi? no allora mh, se si parla di un rapporto che poi va nell'intimo è un preliminare per me quindi poi dopo no si no, va no di un rapporto professionale dico. no a livello professionale appunto che sono una professionista eh, eh, però il, suo, diciamo il tuo sadismo non ti provoca ti provoca il soddisfazione il sadismo mi provoca soddisfazione poi magari ne, poi vado nella mia vita privata poi a farmi beh, la certo. trombata. Però sì, ci sta, ci però sta scusa La mummificazione che significa? Sì. Che tu, io ho, ho di fronte le mummie, il classico esempio delle mummie, mummie egizie. Mm. Tutte l'immagine, immagini, signor Parenzo mummificato. mummificato. No, io non Posso dirvi, darvi una notizia che forse vi dispiacerà più? Sì, mi dispiace, ma vi chiedo scusa davvero. Io non, ho non Voglio intenzioni. essere mummificato. No, il... io ho intenzione che finisca questa settimana venerdì. Sì, sì. Sabato me ne parto, me ne sì, vado a padrone, ma Questo anch'io. vado, anch miei, questo vado con, con i miei figli a fare le sì, ma se una persona ti dice non che la mummificazione fosse... non voglio essere Beh, senti per favore eh, io ho delle vacanze di Natale è molto ben precise secondo la me se trovassi la ragazza giusta sabato, ti faresti legare gare a letto non faccio legare nessuno Beh, dicono vado tutti così vado a dai miei con i miei figli sabato domenica il 27 conduco sì, ma la trasmissione sono i padri di famiglia che ci contattano di più a noi mistress perché sono stupidi la routine vado in Montagna, ascia intorno ah, il sète e un mummifico, ma noia è un cazzo. Non mummifico. Nessuno vi chiedo scusa: e non sai che cosa mummificate voi. Perdi. Ma scusami, l'adorazione dei piedi di Natale Capodanno Aspetta, non interessa la, la, lo facciamo finire lo interrompiamo? è un problema per la, voi la mimmifica, no. mi, mi faccia vedere io. Posso vedere i piedi il bonifico? Un cazzo. Di vedere niente? I miei Voglio piedi? vedere quanto devo pagare per vedere i tuoi piedi. <ride> eh, insomma, vuoi proprio no, faccio... sapere tutto, io non vedere... posso dire questi segreti. No, però mi faccio vedere adesso, non esageriamo, insomma, nel segreto di che ti devo far vedere il piede. Vedere si tolga un attimo. che cosa Mi dai del lei Oh, che bello! Che bravo cagnolino! Esatto, che cosa ha? Lei, allora io ho un 40 un di 40. piede, sì un rispettavissimo 40, adesso. ho dei bellissimi stivali. Ecco, se li può togliere un secondo? <ride> si tolgono un secondo uno allora, solo. Ti faccio vedere sto piede. È tutto il giorno che cammino per Milano. Adorazione però... di piedi quanto costa farsi adorare i suoi piedi? Più eh, o meno quanto può costare? Mezz'ora mm. di adorazione dei suoi piedi, quanto costa? Allora diciamo che si parte da una base di 80, poi dipende se uno fa trampling, fa anche altre pratiche andate a vedere cosa Sempre significa con trampling i, i piedi, esatto. Mi, mi aiuto ah, io, io devo tirarsi tira, ah tiri sul piede Guardate questo piede, un attimo solo, un attimo solo. siamo in sai. conclusione dell'emissione radiofonica di oggi. Il Beh, piede, no. il piede ha, ha un po' di, di alluce valgo, eh, un po' di Sì, ma piace anche imperfetto perché la perfezione è nel fetish È pesante questo piede? Eh. Sì, è, è molto pesante. È Quando grosso. lo tiro in faccia in maniera cattiva è un, molto pesante. Posso vedere se profuma o odora? <ride> Attenzione, mi interessa mi annusa il piede? <ride> bah, sì, ci ha messo qualche cosa perché <ride> non è possibile che non puzzi. Io tutto il giorno che cammino. Ma chi se ne frega? Io dico. Bah, comunque, bah. vabbè, comunque. grazie, alla prossima. Lei mi promette di tornare per spiegarmi alcune cose? Eh? No, Va bene, sì, no. però mi raccomando, mm. Don, leggete il mio libro. Vabbè, perché? Io non, non faccio la marchetta, scherzo, non faccio troppa marchetta. No, che ride è scherzo, importante. è una cosa molto seria. Esatto, molto seria. Fermi esatto. tutti, italiani! Italiani!